Ciao bambini, oggi sono pronta per una nuova lezione, la lezione su sci, sce. Ma prima di iniziare vorrei provare a ricordare con voi come si comporta la letterina C rispetto alla posizione che si trova davanti alla A, la O e alla U. Se vi ricordate, questo suono diventa un suono duro. Ok? Quindi se io dopo la A, la C ci metto la A, diventa K. Se dopo la C ci metto la O, diventa CO, suono duro anche questo. Davanti alla U diventa Q. E quindi se ci metto davanti a K, CO, Q, scrivo la S, leggo tranquillamente, anche in questo caso suono duro, SCA, SCO, SCU, come ad esempio SCA di scatola, SCO, SCO la pasta, SCU, scudetti. Ci siamo? Se vi ricordate, la C scritta davanti alla I e alla E invece aveva un suono dolce, vero? Vi ricordate? Quindi CE e CI. Se però davanti a CE e CI io ci metto la S, noi abbiamo un suono magico che è SCE e SCI. Infatti, provate a mettere la posizione della bocca. SCE, SCI. Però, prima di proseguire, vi propongo un gioco. Se prendete una bottiglietta di plastica e ci mettete dentro del riso, e proviamo a far scorrere il riso all'interno della bottiglia. Provate a sentire tutti in ascolto cosa succede. Che cosa vi sembra che sia questo suono? Che cosa riproduce? Vediamo un po'. Vediamo se sento qualche bambino che mi dice come, come, come. Ah sì, c'è qualcuno che sta dicendo che questo suono che ha sentito sembra di far ricordare il rumore del mare. È vero? È vero, è giusto. Il rumore del mare. Scusa, scusa. Ah sì, ma c'è qualcuno che sta dicendo che non solo sembra di ricordare il rumore del mare, ma anche il rumore delle foglie mosse dal vento. È vero, hai ragione. Ah, ma sì, aspetta, c'è qualcuno che sta dicendo che questo suono sembra di ricordare quando la maestra in classe, quando sente troppo rumore, dice di fare silenzio. E allora possiamo disegnare un bel dito alzato che indica il silenzio. È giusto, avete tutti ragione. Ma questo suono si può anche scrivere. E già, si può scrivere. E si scrive come vi avevo detto prima, con delle letterine, ok? Ho bisogno dell'aiuto di alcune letterine. Le letterine che ci devono venire in aiuto sono la letterina S, prendi una S, la letterina C e poi ho bisogno non solo di due letterine, anche di due vocali, la vocale I e la vocale E. Le vedete? Allora, proviamo a sentire. Prendimi una C, S, eccola qui, prendimi una C, eccola lì. Prendi anche una I, sai che c'è? Prendi, faccio, pronto, sce, sci. Prendi una S, eccola qui. Prendimi una C, eccola lì. Prendi una E, e sai che c'è? Formo sce. E già, ho bisogno di tre letterine. Una S, una C e una I per formare sci. E poi ho bisogno ancora della S, della C
e della E per formare sce. Ok? Ripetiamolo di nuovo. Questo suono sci, sce si può scrivere e per scriverlo, io per non sbagliare a scriverlo, devo farmi aiutare da delle letterine che sono la S, la C e la I per scrivere sci. La S, la C e la E per scrivere sce. D'accordo? E a tal proposito io ho preparato per voi una canzoncina. Vediamo di sentirla. Vediamo se ce la facciamo a sentirla. Eccoci, facciamo ripartire la canzone. Ok, eccoci qui. Hai visto, avete sentito la canzoncina, ok? Quindi sci, ok? Sci e sce, eccole qua. Allora, sul quaderno blu possiamo copiare la filastrocca, sci e sce. Dal suo sacco trava robe, tira fuori 100 cose. Un cuscino, un pesciolino, un ruscello scioccherello, una sciabola affilata, una scimmia imbellettata, una biscia lunga e liscia che nel prato calma striscia, lo sceriffo col cavallo ed un perfido sciacallo, tanti sci e uno sciatore ed infine un ascensore. Quando la copiate sul quaderno blu, bisogna cerchiare con il verde i suoni sci e sce. Sembra un po' uno scioglilingo questa filastrocca, è vero? Quando avrete finito, potrete provare a guardare anche questa scheda. Questa potreste magari anche semplicemente copiare le paroline sul quaderno e quindi scrivere sceriffo e fare il disegnino. Poi, anche questa si potrebbe provare a scrivere, completare, scrivendo sul quaderno e facendo i disegni. Quando abbiamo finito di scrivere le parole, ne scelgo 5 e faccio le frasi. Sul librometodo poi leggo la pagina 118 e faccio gli esercizi a pagina 119. La pagina 118 è il nostro libro, è qui, è questa.
Potete leggere la storia che prosegue della nostra storia di Lago Blu e poi abbiamo anche da completare la pagina 119 dove riproduciamo di nuovo tutti i suoni, quindi ad esempio qui dobbiamo scegliere di scrivere sce o sci, ok? Per oggi bambini abbiamo finito, vi saluto e spero di essere stata chiara, di avervi divertito anche con la canzone. Un bacio a tutti, ciao!